sto rimanendo proprio de merda, ci sto rimanendo proprio de merda. Cioè, sta succedendo il delirio oggi. E what a tutti, ciurma, e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su House of Ashes. Vi ricordo, ragazzi, che potete sostenere il video lasciando un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere i 50 like anche per questo nuovo episodio. Ed eccoci qua di ritorno. Io non perderei troppo tempo, ragazzi, andrei subito a continuare, perché adesso ci aspettano le catacombe, ok? Quindi questo avevamo detto, invece di andare verso l'alto per poter provare ad uscire, qua invece ci stiamo addentrando sempre di più, ragazzi, nelle profondità della terra e nelle profondità di questo posto, di questo tempio. Ascoltiamo. Oh, scusa amico, scusa. Li sentite? Che cosa? L'esplosione ci ha isolati. Dobbiamo muoverci. Ok, quindi magari l'esplosione è riuscita a servire a qualcosa. Magari li ha un attimino rallentati, ma... Che era? Eccala. Oh, questo è niente da fare. Ciaone, regà. Il mio amico arrabbiato. L'avevo capito. Che è successo di sopra? Il tuo amico è un po' troppo suscettibile. Mi innervosisce. Abbassare l'arma potrebbe stemperare un po' la tensione. Sì, ma tanto è impossibile parlare con sto demente. Ti capisce. Ti mis fi makan tahaddisi. Caro, mi dispiace, ma siamo più numerosi. Provaci, e poi vediamo. Credo che le nostre uniformi stiano rovinando quello che sarebbe un bellissimo Dillo al tuo superiore, Salim. Silenzio! Io dico di ammazzare questi patetici stronzi. E lei, colonnello? No, raga. Ordini, colonnello. No, raga, non facciamo allora cose avventate, non facciamo cacchiate. Allora, il tipo è sicuramente antipatico, è sicuramente, raga, un po' uno stronzo. Cioè, comunque ha creato una situazione di tensione allucinante perché, appunto, come ha detto giustamente Salim, le nostre uniformi, cioè questo, nonostante noi siamo in una situazione veramente pessima, una situazione di merda, continua a rompere le palle con, oddio, sono i nostri nemici. Ma che cavolo, non siamo più in una situazione di guerra, qui siamo in una situazione in cui siamo tutti nella merda e quindi dobbiamo trovare un modo, magari tutti insieme, per cercare di andarcene, per cui ci serve il loro aiuto. Io spero di non fare cazzate, ragazzi, perché qua veramente pensi magari di fare una cosa giusta e poi si rivela essere una cosa sbagliata. Quindi spero veramente che le mie scelte non portino a risultati disastrosi. Quindi io direi ci serve il loro aiuto in questo punto delle cose. Ci servono. Sono i nemici. Eccala ancora. La smettiamo con questa questione. È quello che sto ripetendo da 50 anni. Bravo Salim, che ha già capito il concetto. Sono loro. Dobbiamo aprire la porta. Tipo, si è ritrovato un attimo del tipo, what the fuck, che sta succedendo? Cazzo, Gesù! Il nemico del mio nemico è mio amico. Avanti, muoviti. Forza ragazzi, forza, sforzatevi un po' per favore, che sennò qua la vedo male. Aiutali, penso al corridoio. Oh, merda, avanti! È rimasto da solo il tipo. Forza, tutti insieme. Tutti insieme, non mi ricordo ma cosa la canzone diceva, tutti insieme, ma vabbè. Penso di sì. Continuiamo a scendere. No, siamo ancora a 348 piedi. Però c'è, qua è sempre più, ragazzi, nell'interno. Siamo finiti nel posto più schifoso al mondo.
Oh. Sopravvivi all'assalto. Ma che davvero? Oddio! L'ha preso! No, dai! Chi c'è? Chi c'è? Non mi dica la tipa, Clarys! Ma che cazzo è? No, dai! Minchia, un guaio, regà! Ma come facciamo? È andato. L'ha morso, barra ferito. È la fine, regà. Qua altro che nella merda, siamo letteralmente sommersi dalla merda. Chi cazzo è? Non è Clarys. Ancora questo? Ma sono centinaia di anni che sta qua. Ah! Fermi, porca miseria, me la buttate lì così e me pretendete pure che prenda la decisione nel giro di 2 secondi. Raga, è il tipo antico, diciamo così, ecco perché c'aveva i sandali. È il tipo antico. E perché non si è trasformato del tutto? E sono venuti solo gli incisivi così? Cioè, mi fa scegliere fra crocifisso e fucile crocifisso? What the fuck? Questi non sono manco cattolici, cristiani, barretti, chissà che cazzo di religione sono. Che c'entra il crocifisso? Cioè, questa del crocifisso è una cosa che magari è venuta dopo nella, insomma, nella credenza dei vampiri, almeno credo. Quindi, sinceramente, io punterei sul fucile, ragazzi. Vi giuro, cioè, a questo punto delle cose devo solo sperare veramente di fare le scelte giuste. Vi direi fucile. Scusa, amico. Oddio! Oh, ma quanto è forte sto scheletrino! Aiutatelo! Oh, spara! Madonna santa, quanti cazzo sono! Oh, spara! Via bestiaccia, aiutalo, aiutatelo! Sveglia, regà! Pure Rachel, no, spara! No, no! No! No, fermi! Cazzo! Cazzo! Per salvare Rachel, Salim l'ho fatto rimanere ferito. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseriaccia. Mannaggia. Cioè, Salim è stato l'unico, ragazzi, cioè, perlomeno che ha sempre dimostrato un attimo di sale in zucca. Porca miseria. Vedete, Balato è tornato come non morto, esatto. Mannaggia la miseriaccia, ragazzi. Sparali, aiutalo! Dio, mica come la... No, si è rotta. Oddio, che c'è, mo? Rilevamento bussola, che è successo? Che ho fatto? Oddio! Ma cioè, raga, dappertutto sta succedendo qualsiasi cosa. È andato, dai, muoviamoci. Ma com'è andato? Salva! Ma stai scherzando? Lui ti ha salvato la vita, cazzo! Ma che davvero? Prendila, prendila, prendila! Oh, oddio!
Porca bestiacce infernali! Aiutalo! Allora, questi qua ragazzi... Ah! Oddio! No, ancora, basta! Oh! No, dai, aiutatela! Ma che cazzo sta succedendo oggi? No, regà, no, 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 mi si è scaricato. No, regà, non ci sto a credere. No, regà, no, 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 no. Non ci sto a credere, cazzo, non ne ho fatto una giusta. C'è Rachel, torna indietro per salvare il culo a Eric. Eric se ne va tranquillamente da solo. Ma poi perché? Perché? No, raga, cioè veramente, ci sto proprio, ci sto a rimanere proprio da merda. Ci sto a rimanere proprio da merda. Cioè sta succedendo il delirio oggi. E non ne faccio una giusta, porca vacca. Ovviamente le batterie e quelle ricaricabili del controller sono entrambe scariche, per cui ci ho messo un paio di batterie normali, spero che reggano. È tutto dannatamente assurdo, ragazzi. Vabbè, di lui non è che mi interessa poi più di tanto, eh. In quanti ci dovete mangiare, raga? Scusate, eh. Ok, di lui non mi interessa più di tanto, ma fa parte della merda che sta succedendo oggi. Porca miseria. Che disastro. Noi voglio capire Eric, ragazzi, perché cazzo, cioè, è andato avanti e Rachel è rimasta indietro. Io sta cosa la voglio capire. Oh, ecco, lui era stato preso, infatti. Forse non si scherza con i marini. È l'unico che è rimasto illeso, perlomeno. Gli altri sono stati feriti o sono stati, minchia, ancora più in profondità. Adesso 370 piedi, ragazzi. Salimo pure è rimasto ferito, quindi... io non so se basta una ferita anche solo per esempio di artigli per trasformarsi o se serve un morso, cioè nello specifico. Questo sinceramente non lo so, non ho capito. Perché quando è stato di Clarys, Clarys aveva detto che era stata ferita se non sbaglio, quindi non aveva parlato di morso. Quindi mo' imboscato, affronta direttamente. Diamoci un po' più cauti, va. Andiamo di imboscata, per carità divina. Ah, è lui, ok. Buoni, buoni, buoni. No, 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 no. Niente, non facciamo altre cacchiate, per favore. Che oggi... Già ne ho fatte abbastanza. Non ti muovere, cazzo. Ecco, pure lui è un po' testa di cazzo, se proprio dobbiamo dirla tutta. Sta buono. La colpa è vostra. Se i tuoi non ci avessero attaccati, certo, non saremmo qui. Non intendo farti del male, ma c'hai ragione, gli vorrei dire. Non intendo farti del male. È stata colpa del mio superiore testa di cazzo. Davvero? Sono io quello col fucile. Appunto, quindi io che cosa te potrei fare, scusa? Sinceramente, sono felice di vedere un umano. Anch'io. Dobbiamo lottare uniti. Il tuo amico ha detto: il nemico del mio nemico è mio amico. Non è sempre vero, ma se vogliamo salvarci dovremo lottare uniti, come spada e scudo. Troppo poetico per i miei gusti.
ma ci sto. Ok. Bene. Quindi Jason e Salim hanno stretto amicizia nelle caverne, quindi... Almeno, regà, non si sono messi a fare stupide storie, visto che pure Jason era un pochettino scettico e restio. Però almeno, insomma, si è fatto venire un attimo un po' di sale in zucca, che cavolo. Oh, allora, stai allerta e perlustra le rovine. Perfetto, siamo nei panni di... del nostro caro Salim. Se mi sospetto che tu mi voglia ostacolare. Che no. Beh, puoi credermi. Ti ammazzo. Guarda, non ne dubito, amico, non ne dubito. Uccido vampiri. Secondo te ho paura di un soldato? Vampiri. Ormai li chiamano così. Cioè, le caratteristiche sono molto simili, ovviamente. Mi sembra l'opzione migliore. Se uno regge la porta, l'altro può passare sotto. E poi? Raga, per favore, non facciamo stupidaggini ancora. Io continuo a ripeterlo e a rinnovare la cosa, perché... Vai! Veramente penso... Oh! Dai, però! Ma allora siete stronzi! Tu che dici? È bloccata! Dai! Cioè, ci siamo appena messi insieme, alleati, cazzarola! E mo me li dividete! Allora sì, siete proprio stronzi, fatevelo dire, ragazzi. Che cavolo. Forse c'è un passaggio. Ingresso. Ma devo aprirlo da questo lato. Fai presto. I demoni saranno ovunque. Secondo te con chi abbiamo a che fare? Sono vampiri. Quello che ho detto anche un attimo fa. Sono vampiri. Impossibile. No. Mio padre diceva che se una cosa sembra merda e puzza di merda, non c'è bisogno di assaggiarla per sapere che è merda. Questa mi è piaciuta. Fidati, sono vampiri. Dobbiamo lottare insieme per sconfiggerli. Sì, sembra proprio che sia così. Vai! Mamma mia, claustrofobico, ragazzi. Forza, forza, Jason. Forza, forza, Jason. Oh, oddio, muovite, per carità. Non mi fate venire. Stanzia! Ok. Grazie. Ah, non ci dimentichiamo l'educazione e le buone maniere. Perfetto. Allora, qual è la prima cosa che farai quando uscirai da qui? Abbracciare mio figlio. Esatto. Poraccio, era tornato per il suo compleanno. Cosa farei? Penso che mi stapperò una birra. Questa è l'unica cosa. Minchia, regà, vedo, non vedo un cazzo, tra l'altro. Tu mi sembri uno con la testa sulle spalle. Quindi spiegami. Perché diavolo ti sei arruolato con Saddam? Per noi non c'era scelta. Allora, qua si continua, però qua intorno... Il tuo amico Nick mi piace. Non è stato mi gentile. Sembra... Non illuderti. In condizioni normali ti avrebbe sparato. Vabbè, lo dici tu. Andiamo. Non mi sembra ci fossero altre cose, ragazzi, qua intorno, eh. Che significano i simboli sul tuo cappello? Per onorare i morti. Per questo combatto. Beh, è un motivo come un altro. È un ottimo motivo. Mm-hmm. L'unico motivo. Mm-hmm. Non ho problemi con te. Rispettiamo. Cioè, perché dovremmo stare qua a discutere? Non ho problemi con te. Allora dovresti guardare il telegiornale. In che senso? Senti. Un tempo un uomo costruì casa sua sulla riva del fiume. Quando il fiume esondava, si allagava tutto. Quando il fiume era in secca, non c'era acqua e l'uomo aveva sete. Ogni volta gli insetti, ecco, mordevano l'uomo. Ma ogni sera diceva alla moglie: abbiamo tutto il pesce del mondo. Avete voluto voi la guerra, Jason? Sai, parli troppo per i miei gusti.
Vabbè, però andiamo. Cioè, infatti, diciamo, a parte tutto, no? Bello, ci facciamo due chiacchiere. Ma ci dimentichiamo che sti cosi sono dappertutto. Oddio, muoviti. Dai, oddio, Salim, muoviti. No, raga, non mi dite che succede qualcos'altro, vi prego. Cioè, oggi... No. Dai, ma che è? Oh. Oddio. Oh. Che già me l'avete ferito, vi prego. Oddio, Salim, ti prego. Oh. Non ti far toccare! Non ti far toccare! Non ti far toccare! Non ti far toccare! Porca vacca, oh! Io dico di levarci dalle palle. Appunto. State qua a cincischiare, a temporeggiare, raga. Pure io direi di toglierci dalle palle. Che dite? Siamo sepolti in non si capisce quale antro infernale. State qua a parlare favolette. E su. Che diamine. Allora, comunque, sì, cioè... Qua c'è la porta per procedere, così sembra, e qua intorno sembra non esserci altro. Strano che non ci siano altri indizi o robe del genere. Però, vabbè. Andiamo. No, non mi fate altre sorpresine, vi prego, veramente, perché oggi, cioè, per reggere il colpo è difficile. A me sembra un'infermeria. Questa può servire. Prendila, tienila. Assolutamente sì, sono d'accordo. Se vuoi portarti dietro un candelotto di 60 anni fa, accomodati. Dici che non è sicuro? Beh, oddio, effettivamente. Forse non è tanto sicuro. Non lo so. Allora, vediamo. Sì, qua sì che abbiamo indizi, ragazzi. Questo è poco ma sicuro. Le armi chimiche sono vicine, vero? Note sull'autopsia, ecco qua ragazzi, è stata effettuata un'autopsia su uno degli esemplari. Nello stomaco dell'esemplare è presente una quantità spropositata di sangue. Le analisi dei campioni evidenziano un elevato contenuto di adrenalina. L'organismo si ciba di paura, terrorizza le vittime, fa entrare in circolo l'adrenalina e quindi attacca. Beh, il fatto che si cibino di sangue, visto che li abbiamo definiti vampiri fino ad ora, di certo non ci stupisce più di tanto. Allora, qua si continua, per cui aspettiamo. Vuoi sentire una barzelletta? Che no. No. Non è per cattiveria, Salim, scusa, ma veramente non mi sembra il caso. Cioè, ho capito per strammatizzare tutto il cazzo che te pare, ma... Polso e temperatura pericolosamente elevati. La paziente è spesso priva di sensi. A tratti si sveglia e grida. Sudorazione costante. Apporto salino scarso. Rilevato movimento sotto la pelle dell'addome in corrispondenza delle ghiandole surrenali. R consiglia un intervento di chirurgia esplorativa, ma temo che M potrebbe non sopravvivere all'operazione. Temperatura 38 gradi 6. La paziente si indebolisce. Ancora movimenti visibili sotto la pelle. Organismo parassita. Poi è morta 3 minuti dopo alle 20:13. Quindi movimenti sotto l'addome. Che cazzo? Che gli fa sta cosa? Sotto pelle. Cioè proprio all'interno. Quando ti va a cambiare, a fare la metamorfosi. Scusa Jason, direi che possiamo andare. Tanto per cambiare, no? Qualunque cosa ci sia, gli esploratori ci hanno anticipati. Aspetta. Addentriamoci ancora di più, che meraviglia. Che vuoi fare? Pensi siano sopravvissuti? Speri ancora. Possiamo solo sperare. Ok, abbiamo lasciato un segnale, diciamo, del tipo siamo passati di qua, stiamo andando di qua. Ancora più giù, ancora più in fondo, ancora più dentro, dai! Che meraviglia!
incredibile, spettacolare. Addentriamoci ancora di più nelle profondità della terra. Siccome non abbiamo visto già abbastanza incubi, no? Effettivamente siamo pronti psicologicamente adesso per vederne degli altri. Sicuramente. Cazzo di posto è? Sempre degli esploratori. Mazza, oh, ma quanto cazzo hanno esplorato sti esploratori? Questo posto è pieno di sorprese. Beh, direi. Non finiscono mai, ancora più. Madonna santa! What the fuck? Che te ne pare? Quanto non è profondo sto posto? Simile. Cavo di un ascensore. Gli esploratori sono scesi. In quella fumella verde? Non credo siano mai risaliti. Beh, pure io. L'organo sembra integro. No. No? Non scenderemo là sotto. Gli archeologi non sono riemersi, ti dice niente? Noi non siamo archeologi. Minchia, raga, c'è un calo di frame rate pazzesco, non capisco il motivo, porca miseria. Il nostro mondo è sopra, non sotto. C'è un esercito di mostri tra noi e il mondo di sopra. Sono vicini, usiamolo. Sei pazzo. Non capisco, raga, che cosa sta succedendo ultimamente. Puoi davvero combatterli a casa loro? Quel che faccio da quando ho messo piede in questo paese. Attiva quell'ascensore. Ultimamente il PC veramente mi sta solo dando sorprese, non ci vuole. Non capisco perché adesso c'è questo calo assurdo di frame rate, ragazzi. Io vi chiedo scusa veramente, ragazzi, per sti inconvenienti, ma non capisco che cavolo abbia il mio computer ultimamente. Ogni tanto ne esce una. Stiamo addentrando nella fumella verde. Davvero ottimo. Un antico orrore si è risvegliato dal suo sonno. Cioè, non capisco che cazzo sia successo adesso, sinceramente. Quante anime sono sprofondate nell'ombra? Speriamo che nulla di sgradevole sia accaduto al sergente Kay. Chi sprofonda nell'abisso difficilmente torna in vita. Bene, Jason e Salim, nemici giurati che non riescono a seppellire l'ascia. Eh no, la devono seppellire. Se non bene a fondo in una schiena. Non vorrei sembrare un ospite scortese, ma devo avvisare che il tempo stringe. Io sarò qui a salutare i tuoi protetti quando arriveranno al traguardo. Ma se ci arriveranno. Oppure a seppellire i loro miseri testi. Grazie come sempre per l'incoraggiamento. Il nostro caro curatore è veramente impeccabile, oserei dire. Ah, qua è proprio l'esterno, effettivamente. Allora ragazzi, io ho fatto la prova, di regola dovrebbe avermi salvato qui la partita, non voglio continuare perché non vorrei che magari, non so, il PC si stia sovraccaricando, robe del genere. In ogni caso, oggi veramente ragazzi ne abbiamo viste delle belle, ho fatto scelte che mi sa hanno portato a conseguenze di merda, per cui sono curiosa, perché adesso qui ragazzi siamo effettivamente all'esterno, di vedere che cosa succederà adesso e che cosa ne sarà stato delle persone che sono comunque uscite, ragazzi, ferite dallo scontro, insomma, con queste cavolo di creature. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, lo abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!